Sì, Presidente, io, come lei sa, come sanno tutti i colleghi, rispetto sempre le posizioni diverse e gli interventi che ascoltiamo in questa sede, però mi preme fare delle osservazioni, se non riflessioni, perché il collega Figliomeni, menzionando alcune corsie ciclabili, mi consenta, collega, ha detto un po' di inesattezze. E questa storia di pensare che la città di Roma nel 2020 debba essere ancora disegnata esclusivamente ad uso e consumo delle automobili private è un qualcosa che onestamente non sta più in piedi. Tanti cittadini mi scrivono ogni giorno, per fortuna, e continuano a farlo anche con toni positivi. Tantissimi cittadini pretendono che la città non sia solamente delle automobili, ma sia anche degli utenti deboli, dei pedoni, dei ciclisti, di chi ogni giorno prende il trasporto pubblico e così via. Le corsie ciclabili di via Tuscolana e via Prenestina, progetto, cantiere, ormai quasi praticamente terminato il primo, appena partito il secondo, sono due opere che è anche erroneo chiamarle corsie ciclabili, perché sono state l'occasione per la riqualificazione e rigenerazione di due importanti arterie di traffico che definirle caotiche è dir poco. Non è stata assolutamente ristretta la carreggiata, o meglio, gli spazi per le automobili, che continuano ad avere due corsie, come via Tuscolana le automobili avevano due corsie prima e via Prenestina idem, continuano ad avere due corsie. Prima erano due corsie abbondanti che favorivano la sosta selvaggia, la doppia fila, manovre azzardate e così via. Ora sono due corsie precise per le automobili, che così non consentono altre manovre irregolari e facilitano anche la vita della polizia locale, che non deve letteralmente inseguire le infrazioni, ma con un adeguato disegno urbano le andiamo a prevenire. Questo ci tenevo a chiarirlo. Mi scuso se sono andato un pochino oltre la dichiarazione di voto dell'ordine del giorno. Il nostro voto sarà inevitabilmente negativo su questo atto, ma è bene ribadire alcuni concetti fondamentali di riqualificazione e rigenerazione della nostra città e di attenzione verso gli utenti deboli, sui quali mi sento di dire e spero non si debba mai più tornare indietro. Grazie.